Faccio prima dire come non sarà. Non sarà un'inchiesta classica, non sarà un talk show, non ci sarà pubblico in studio. Sarà un racconto. Noi trarremo le fila di grandi avvenimenti della storia, della cronaca e dell'attualità che si sono un po' dipanati nel corso degli anni, lasciando tracce, piccole tracce di sé, ma mai un mosaico completo. Io provo a raccontare come è andata a finire, che cosa ne è stato di quelle storie e a ricostruire le storie nel loro insieme per fornire a chi sta a casa qualche elemento critico di valutazione in più. Corinaldo, per esempio, Corinaldo, la tragedia dei sei ragazzini morti, travolti dalla folla in quella che non doveva neanche essere una discoteca, è una donna, una mamma che muore per proteggere la propria figlia. Che cosa ne è stato? Come è accaduto? Che cosa c'entra la banda di spruzzatori di gas e rapinatori della domenica che forse ha scatenato? Ed era quello l'elemento scatenante o erano le mancanze della sicurezza che pure si sono registrate? Ecco, noi ricostruiamo tutto il mosaico, pezzettino, tessera per tessera. Beh, una collocazione in area molto prestigiosa, non è una collocazione facile perché la battaglia intorno a quell'orario è molto forte, noi ci auguriamo di piazzarci bene, diciamo così, tra i vincitori della serata, questo è l'augurio, questo è l'auspicio, tocchiamo ferro, grazie a un prodotto che considero francamente un prodotto di qualità. Per il momento sto facendo ancora il giornalista, quando dovrò fare il dirigente vedremo, chiederò aiuto ad amici dirigenti, mi daranno una mano di sicuro. Grazie.